Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video. Oggi ho una notizia bomba per voi ragazzi, infatti abbiamo proprio la data d'uscita di Kingdom Hearts 3. Mi ricordo che tipo nel 2008, una cosa del genere, io avevo finito Kingdom Hearts 2. Ora non ricordo bene quando l'ho finito e proprio quando l'avevo finito aspettavo già Kingdom Hearts 3. Da piccolo facevo le lettere per far uscire sto gioco su PS2 anziché su PS3, perché non potevo comprarmi una PS3. E ora finalmente ragazzi, dopo tanto tempo, finalmente il gioco sta uscendo. Sinceramente mi aspettavo una data d'uscita nel 2018, quindi autunno 2018, magari novembre, ottobre, dato che comunque il titolo sembrava finito. Ma a quanto pare non è così, e Nomura vuole rifinire il gioco. Infatti Kingdom Hearts 3 è stato rinviato al 2019. Però tranquilli, la data d'uscita è più vicina di quanto sembra. Infatti si tratta del 29 gennaio 2019. Come ben sapete ragazzi, il tempo vola. 3 mesi d'estate ora vanno via come non so che, cioè se ne vanno via velocemente. Ottobre, novembre, dicembre, comunque anche con la scuola non sono mesi tanto impegnativi. Certo, sono i primi mesi, le prime interrogazioni, tutto il resto. Però comunque è un'attesa abbastanza veloce, cioè il tempo passa molto velocemente. A gennaio, già sappiamo che comunque il tempo passerà molto velocemente fino al 29. E finalmente ragazzi potremo mettere le mani su Kingdom Hearts 3. Comunque la data d'uscita, nonostante aver preferito una data più vicina, è comunque giusta ragazzi, perché considerando che le software house ragionano per anni fiscali, siamo a posto ragazzi, perché essenzialmente l'anno fiscale 2018 va, mi pare, da marzo o aprile 2018 fino a marzo-aprile 2019. Quindi ragazzi, qual è il problema? Nessuno. Perché Kingdom Hearts 3 uscirà nel 2018 fiscale, non solare, che è l'anno che tutti noi conosciamo. Quindi semplicemente il gioco è stato rimandato di qualche mesetto. È un'attesa che comunque vale, cioè vale aspettare qualche mese in più per un titolo che sarà, non dico perfetto, perché sarebbe un po' una piccola gufata e soprattutto non sarebbe giusto dirlo, ma semplicemente sarà un ottimo titolo. Oh, se sarà perfetto poi meglio così, anzi probabilmente per me lo sarà, perché comunque non riesco a trovare i difetti di Kingdom Hearts e spero che questo non ne avrà, cioè spero in un titolo completo e perfetto. Quindi niente ragazzi, questa era la data d'uscita. Ora comunque ci saranno tantissime notizie, cioè faremo pure difficoltà a tenerci al passo secondo me. Perché considerando che ancora sappiamo ben poco, cioè non sappiamo bene la storia come sarà strutturata, non sappiamo quali personaggi potremmo comandare, non sappiamo le funzioni extra, non sappiamo niente, cioè sappiamo solamente quei 4-5 mondi, ma poi cos'altro sappiamo? Sappiamo chi affronteremo durante le nostre avventure, se affronteremo i membri dell'organizzazione o se saranno solamente comparse nei mondi, se il boss finale dei mondi saranno degli Heartless oppure i personaggi principali. Ragazzi, questo è un salto nel buio al momento, cioè non sappiamo niente. E quindi questo mi mette tanto hype. Tranquilli che comunque le notizie ci saranno, ce ne saranno tantissime. Trailer, immagini, gameplay, di tutto. Ora comunque volevo dirvi che è stato rilasciato pure un trailer per Kingdom Hearts 3 all'orchestra che c'è stata praticamente ieri a Los Angeles, mi pare. Ora non ricordo bene dove è stata, però mi pare che sia stata comunque in America. Il trailer purtroppo non è reperibile online, essendo che c'è una sorta di embargo e nessuno può mostrarlo. Però comunque qualcuno è riuscito a fare insomma un leak e quindi a far vedere qualche immagine. Non ve le faccio vedere per correttezza, mi sembra sbagliato, quindi semplicemente dovrete aspettare il trailer che verrà rilasciato. Vi dico solo che ho visto queste immagini, vedremo Lee e Kairi in una zona di Crepuscopoli, perlomeno sembra. Vedremo Xigbar e vedremo tantissime altre sequenze e forse si parlerà proprio di Roxas. Quindi ragazzi, ho molto hype, spero che il trailer verrà visto molto presto. Non penso che sarà quello delle tre, o perlomeno spero che non sarà quello delle tre, dato che appunto voglio due trailer diversi che mostrino due cose diverse. Un trailer per la storia e un altro trailer che mostra un mondo nuovo, o semplicemente che mostri
qualcosa di diverso, come ad esempio le meccaniche secondarie, come la personalizzazione e tanto altro. Niente ragazzi, detto questo, questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto, spero che appunto vi piaccia questa d'uscita. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, lasciate un mi piace al video, commentatelo quindi e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche con dei video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook. Inoltre ragazzi, vi voglio dire che probabilmente lunedì alle 19 farò una live sulle 3 di Kingdom Hearts 3, dato che probabilmente verrà mostrato qualcosa nella conferenza della Square Enix. Niente ragazzi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!